Dino Ambrosino, sindaco di Procida. Dino, un bilancio di questo 2017 e le aspettative per questo 2018? Sì, abbiamo messo tante cose in cantiere, tra le quali vanno ricordate sicuramente l'apertura di Vivara, l'apertura stabile dell'Isolotto, che ci consente di portare a Procida tanta gente in più, tanta gente diversa. Poi tutto il sacrificio, il lavoro che stiamo portando avanti a livello di macchina organizzativa, stiamo cercando di ridefinire la spesa e di rivedere anche l'organizzazione del personale. Ma la cosa più importante che ritengo consegnerà questo 2017 a Procida è gli importanti investimenti sui lavori pubblici che abbiamo avviato. Quindi il cantiere di Via Libertà per il parcheggio che è già avviato e soprattutto i lavori per le scuole, perché nel corso del 2017 sono stati approvati dalla Regione e dallo Stato dei decreti che ci consentiranno di mettere mano, di iniziare la riqualificazione sia del plesso centrale della scuola elementare sia del plesso di Via Libertà della scuola materna. Quindi sono investimenti, uno poco meno di 1 milione di euro e l'altro di circa 1,3 milioni, che consentiranno finalmente di dare quel minimo di tranquillità a noi per primi e alle famiglie insieme a noi, perché i nostri bambini devono vivere in realtà riqualificate e migliori possibili. Quindi la Befana ti porterà più dolcetti che carbone? Sempre dolcetti, la Befana mi vuole bene. Spero che appunto anche i cittadini possano via via apprezzare sempre di più il lavoro che con grande sforzo stiamo portando avanti. Da parte nostra ci mettiamo tutta la buona volontà, tutto il sacrificio e la determinazione per ottenere risultati importanti. Grazie. Avevo aspettative rispetto a questa amministrazione perché non conoscevo bene, io non ho partecipato all'ultima compagine, all'ultima elezione direttamente, ovviamente avevo le mie idee, appoggiavo la lista che ha perso, questo non mi nascondo, ma non ho partecipato direttamente. Ho avuto una situazione simile nel 96 quando fui un sindaco di rottura, nel senso che fui un sindaco che non riusciva neanche forse ad apparare la lista prima delle elezioni, nessuno mi dava per vincente, come invece al contrario questa volta era. Quindi mi aspettavo che una nuova amministrazione, al di là del livore elettorale che dopo 3 o 4 mesi scema, si impegnasse molto di più nel futuro più che a guardare il passato. Invece il primo atto che hanno fatto è stato quello di togliere la fotografia dell'inaugurazione del comune dalla sala consiliare, poi l'hanno rimessa un po' nascosta lì. Quindi questo mi aspettavo, una maggiore proiezione verso il futuro, invece no. Dopodiché abbiamo ancora 3 anni, quindi auguro a Procida che l'amministrazione faccia tante grandi cose, quindi su questo come cittadino sono attento e speranzoso. Allora, buonasera Antonio Carannante, un riepilogo di quello che è accaduto a Procida nel 2017, un riepilogo disordinato, no? Poi d'altra parte hai come aiuto in questo percorso me, quindi non è che uno si può aspettare una sistematicità. Antonio, io partirei proprio da questi due contributi, Luigi Muro e Dino Ambrosino, due visioni necessariamente agli antipodi. Quello che mi chiedo, come amministratore, sei soddisfatto come il tuo sindaco di questo 2017? Dove magari avresti voluto essere più incisivo come azione amministrativa? Non parlo necessariamente del tuo assessorato. Sì, sostanzialmente sono anche io soddisfatto del 2017. Certo, tutto è perfettibile, tutto si può e si potrebbe fare meglio, di questo siamo consapevoli, però alla luce anche delle risorse che chiaramente il Comune ha, io penso che sia un bilancio sicuramente positivo, e questo non lo dico perché sono parte attiva, sono un componente di questa amministrazione. Però se guardo indietro e parto e verifico quello che era il punto di partenza, onestamente sono soddisfatto perché abbiamo portato avanti un lavoro che ha trascinato da una palude il Comune. Teniamo conto che molte cose del lavoro che i singoli assessorati stanno facendo è un lavoro silenzioso ed è un lavoro che produrrà degli effetti nel medio-lungo periodo. Ovviamente è inutile sottolineare, altrimenti poi ci dicono che
che ripetiamo sempre la stessa solfa, però il dato economico è un dato innegabile, il deficit che abbiamo chiaramente ci condiziona nel quotidiano, per cui non si può non tenere conto di questa, di questo fattore. Detto questo, e mi collego un attimino alla, alle parole di Luigi Muro, certo si guarda al futuro, l'amministrazione ha il dovere non solo di evocarlo il futuro, ma di costruirlo. Se guardiamo le attività di questi anni, ripeto di questi due anni e mezzo, ci sono una serie di atti che sono preliminari e sono preparatori per il futuro dell'isola. Ma le stesse opere pubbliche a cui faceva riferimento il sindaco riguardano il futuro. Qualcuno potrebbe dire sì, ma sono il frutto della precedente amministrazione, perlomeno l'ottenimento dei finanziamenti, e mi riferisco al waterfront e al parcheggio di Via Libertà. Però è innegabile ed è un dato di fatto che noi come amministrazione abbiamo trovato due scatole vuote, nel senso che erano finanziamenti approvati, ma da un punto di vista amministrativo non c'era pressoché nulla. Per il waterfront si è dovuto partire da zero per non perdere il finanziamento. La stessa cosa per il parcheggio a Via Libertà, battaglie legali, carenze progettuali. Quindi un lavoro perlomeno pari allo sforzo che è stato fatto per reperire il finanziamento. Quindi già queste due opere, grandi opere pubbliche, sono opere che riguardano il futuro. E poi penso ad esempio a tutto il lavoro che si sta facendo su Palazzo d'Avalos, anche qui un lavoro lungo, articolato, dove non proponiamo di fare degli appartamenti, ma proponiamo qualcosa di più ambizioso, qualcosa che possa rappresentare veramente un valore aggiunto per le giovani, le prossime generazioni. È innegabile, saremmo dei pallonari se dicessimo che domani mattina Palazzo d'Avalos diventasse una struttura ricettiva, sede anche di attività culturali e museali. Sono progetti che richiedono tempo e in questi anni abbiamo seminato qualcosa di importante. In primavera annunceremo il piano particolareggiato e poi ci sarà lo step successivo. Penso ad esempio, sempre parlando di futuro, anche a Vivara. Vivara è stata messa a regime per quanto riguarda le visite. Questi tasselli ci cominciano, come dire, anche a incoraggiare sempre più, perché spesso dall'esterno, parlo ai media nazionali, sono attirati da questo, come dire, da questo dinamismo, e sono loro che ci contattano perché sono incuriositi, perché capiscono che qualcosa si sta muovendo sull'isola. Certo, anche beni che, ti ricordiamolo, sono stati non fruibili per decine di anni. Beni archeologici su Vivara, abbiamo istituito il Museo Civico Virtuale per la Rivoluzione Virtuale, a Pasqua vorremmo inaugurarlo. Museo Buchner, ricordiamolo, esatto, a Giorgio Buchner, intitolato a Giorgio Buchner, c'è un serio lavoro che stiamo facendo in questi mesi. Ma penso ad esempio al lavoro che stiamo facendo con le associazioni. La fruizione di un bene come Palazzo d'Avalos non ci bastava semplicemente aprirlo al pubblico, ma far gravitare intorno a questo bene, come del resto per Vivara, delle associazioni, possibilmente con giovani, in maniera tale che si creasse una rete, in maniera tale che questo bene venisse sentito parte integrante della comunità, perché nessuna riqualificazione vera di un bene non può che passare attraverso il territorio, attraverso la gente, attraverso la partecipazione, attraverso il coinvolgimento. E i primi frutti si iniziano a vedere. I corsi di europrogettazione condotti dall'assessorato alle politiche giovanili Rossella Lauro, il gruppo del decoro urbano, il gruppo relativo anche all'ecologia, sono lavori che riguardano il futuro dell'isola, non riguardano certamente solamente il presente. Certo, potremmo fare meglio, questo sicuramente, tant'è che ora nella programmazione triennale delle opere pubbliche abbiamo inserito
una serie di opere importanti, penso al ripascimento delle spiagge sul litorale di Marina Chiaulella perché è fortemente eroso, penso a dei progetti di valorizzazione di terra murata e tante altre opere. Quindi, come dire, questa è la preparazione del futuro. È chiaro che la politica ha dei tempi che purtroppo la burocrazia rende più o meno lunghi e noi potremmo fare sicuramente meglio, però è innegabile dirlo, possiamo girarci attorno, ma abbiamo un presente molto ingombrante. E allora mi viene la domanda, no? Che ci frena un attimo. Beh, certo. In un'operazione di slancio che vorremmo e che dobbiamo necessariamente incrementare sempre più. Ecco, parlavi di questa linea di continuità che comunque andrà avanti. È innegabile che quindi le azioni amministrative non si esauriscono con la fine delle amministrazioni. State costruendo questo futuro, probabilmente, io non voglio entrare nella polemica, quelli di prima, quelli di dopo, anche perché mi sembra piuttosto puerile il tutto, però il concetto è che non credi che la situazione in questo momento, ne parlavamo, ne accennavamo prima, sia immotivatamente poi di contrapposizione tra alcune parti di Procida, tra chi sostiene una tesi e chi sostiene un'altra. In una comunità come quella procidana, te lo dico da procidano di adozione, mi sembra veramente assurdo che poi si arrivi a questa contrapposizione così netta e molto spesso anche abbastanza livorosa, abbastanza radicale, uno scontro così radicale non mi aspettavo un po' su tutto. Sicuramente è un clima, come dire, a tratti velenoso che rende anche poi più faticoso il ruolo dell'amministratore. Io personalmente credo che il ruolo dell'amministratore debba essere pienamente rispettoso chiaramente dell'istituzione. Quello che talvolta io noto è l'assenza di consapevolezza dei ruoli che si occupano. Questo però penso che sia un problema un po' di carattere generale. Se sono amministratore devo dare l'esempio a tutti i livelli, se sono un consigliere comunale devo dare l'esempio più di un cittadino normale, perché l'amministratore chiaramente ha un mandato ricevuto dai cittadini, i giovani ti guardano, le giovani generazioni ti guardano, per cui abbiamo il dovere di essere un attimino al di sopra di semmai climi eccessivamente velenosi e abbiamo anche il dovere di dire le cose come stanno con la massima chiarezza per evitare confusioni nell'opinione pubblica. Spesso nel dibattito, diciamo, pubblico e nella vita sociale io assisto a malincuore ad una sorta, diciamo così, di presunta azione politica dicendo cose non vere. E quello non appartiene a uno stile amministrativo, non appartiene a uno stile politico che ci vede vicino, perché significa confondere la cittadinanza, non si rende un buon servizio alla cittadinanza. Certo, l'amministrazione può sbagliare, può commettere degli errori, sicuramente, l'abbiamo fatti, probabilmente le continueremo a fare, perché magari non ne potessimo fare. Però da qui a dire cose non vere, oppure a esprimere giudizi su fatti senza però chiedere. Spesso anche sui social vedo valutazioni su fatti dove basterebbe chiederci, guarda, perché è successo questo? E invece ci sono giudizi sommari che vengono lanciati così e finiscono con l'avvelenare poi la vita pubblica e creano quel cortocircuito che tu dicevi. Poi c'è un altro fattore, cioè il fatto che noi sostanzialmente siamo un'amministrazione che giunge dopo oltre 20 anni di un'amministrazione che più o meno aveva lo stesso colore politico, inutile, insomma, i nomi li sappiamo bene, più o meno l'amministrazione di questo paese sono girate negli ultimi 20, se non 25 anni, più o meno gli stessi nomi. Non voglio dire che erano persone rispettabilissime, hanno aperto un ciclo politico, hanno fatto delle loro azioni, però chiaramente è nell'ordine naturale delle cose che quando viene un'amministrazione di un colore politico, tra virgolette, diverso, con nuove persone,
Questo crea una rottura, ma non solo a livello dirigenziale, ma anche a livello di cittadinanza, perché io mi immedesimo nel comune cittadino che per 20 anni individuava in Antonio Garannante il suo amministratore. Piacente o non è un auspicio oppure no. È un esempio così fuori? No, cioè, 20 anni di amministratore. Aspiri a fare 20 anni di amministratore? No, 20 anni di amministratore insomma sono tantissimi, troppi. Però chiaramente mi rendo conto che il comune cittadino, se individua in Cristiano Esposito... No, quello non te lo permetto, perché povera Procida se c'è andato. La figura, diciamo così, non sono adatto. Per antonomasia dell'amministratore, è chiaro che nel momento in cui viene Antonio Esposito, Antonio Esposito deve accreditarsi. Antonio Esposito non basta che si chiama Antonio Esposito, come è giusto che sia, ma deve accreditarsi. A questo ovviamente, ed è, c'è un terzo fattore... Il fatto che siamo una piccola comunità dove il rilievo, il riscontro sociale è più forte che se mai rispetto in una grande città. Quindi ti fermo un attimo. La copertura del ruolo è molto più forte e più sentita rispetto ad esempio a una metropoli. Ti fermo un attimo perché una delle riflessioni che facevo negli ultimi giorni, anche in virtù di una piccolissima esperienza personale che ho avuto nel mondo virtuale di Facebook, è questo proliferare a Procida dei fake, no? In termini di comunicazione. Ce n'è di favorevoli all'amministrazione, ce n'è di contrari all'amministrazione, però cioè, st'idea del fake, che poi in realtà è l'evoluzione. Cioè stiamo dando un grandissimo contributo all'evoluzione della comunicazione, dalla lettera anonima siamo passati al fake, è la lettera anonima 2.0. Ecco, in che modo vivete poi questa realtà? Perché siete tutti social, voi amministratori, forse solo Carlo Massa credo che non sia su Facebook, però siete tutti social. Come vi rapportate con questo fenomeno della comunicazione sui social tramite fake? Ma guarda, personalmente certo siamo social perché Facebook è sicuramente un mezzo di comunicazione del nostro tempo. Bisogna, come diceva qualcuno, essere uomini del proprio tempo, no? Quindi trovo anomalo il fatto che ci si utilizzi anche Facebook per comunicare. Io personalmente avevo un profilo personale, ho preferito aprirne uno come amministratore perché ho preferito distinguere i ruoli. E uso il profilo soprattutto per comunicare, perché sono fermamente convinto che un amministratore, avendo ricevuto il mandato dai cittadini, ha il dovere di comunicare le cose che fa. E su questo permettimi una piccola parentesi. Forse ci siamo dimenticati che fino a qualche anno fa l'attività amministrativa, ma ripeto, forse perché non c'era un Facebook così spinto come oggi, ma di certo non era divulgata nel bene e nel male come accade oggi. Sfido chiunque a sapere a che punto era il Waterfront o altre opere o il bilancio stesso comunale 5 anni fa. Quindi Facebook ha, come dire, accelerato questo processo di conoscenza. Noi ce ne siamo avvalsi in campagna elettorale in maniera forte, perché chiaramente avendo un elettorato giovanile forte andava da sé che venisse utilizzato molto. Però questo spesso ci viene anche un po' recriminato da qualcuno. Io più di qualche cittadino mi dice: sì, però voi su Facebook... E io li stoppo, dico: guarda, noi su Facebook diciamo cose e ci prendiamo la responsabilità di quello che diciamo. Per cui facciamo attenzione, perché Facebook poi può essere, diciamo così, un boomerang. Perché se io scrivo delle cose rimangono memorizzate. Qui c'è l'avvocato che c'è in te che sta uscendo fuori. Rimangono memorizzate, per cui è da apprezzare, a mio parere, soprattutto non tanto chi inveisce e basta, ma soprattutto chi si prende degli impegni con la cittadinanza. Per cui non criminalizziamo Facebook. Poi, per quanto riguarda i fake, io personalmente, ad esempio, non do l'amicizia a chi non è una persona nota, diciamo, conosciuta, per cui non ho fake come amici. Perché, ripeto, se qualcuno vuole metterci e deve esprimere opinioni anche contrarie, deve metterci la faccia. Per cui per me il problema non esiste
positivo o negativo che sia, sia fake a favore, sia fake al contrario, io, diciamo così, alla nostra, diciamo, amministrazione, quando era la nostra amministrazione, io non sono a favore di un, diciamo così, di questa modalità di esprimere la propria opinione. Mettiamoci la faccia sempre e sempre, sempre, sempre. E allora io ce la metto la faccia, perché in questi sei giorni... Sei un fake anche tu, no? Sì, sono un fake, sono il finto Cristiano Esposito con i capelli attaccati. No, in questi giorni, girando per Procida, andando per bar, ovviamente, perché è uno dei miei luoghi preferiti, ho chiesto alle persone che cosa potresti dire all'amministrazione. Ti avranno detto un elenco? Al netto delle parolacce, un elenco, non si possono ripetere perché andiamo in fascia protetta, diciamo, alcuni appunti sono stati mossi. Io ne vorrei parlare con te in questi minuti che ci separano poi dalla pubblicità. La prima cosa che mi è stata detta è stata... hanno manifestato questa difficoltà nell'ascolto, quindi una certa distanza, diciamo che vi sentivano più vicini prima delle elezioni, certo. Prima dell'elezione, non delle elezioni. Che cosa risponderesti a queste persone? È una cosa su cui abbiamo riflettuto tante volte come amministratori, perché ci siamo resi conto, è una lamentela che è giunta anche a noi, inutile negarlo, in parte io la condivido. E c'è un rammarico da parte mia, da parte nostra, il rammarico di non, per ora, di non aver soddisfatto questa esigenza, perché poi mi rendo conto che abbiamo fatto una campagna elettorale davvero popolare, davvero siamo scesi nelle strade, nelle piazze, un'esperienza meravigliosa, lo dico e lo dirò sempre, comunque vada. È vero, e l'ha detto anche prima a me. Comunque vada, un'esperienza umana meravigliosa, perché c'era il contatto. C'era il contatto con la gente e poi lì vedi anche le cose in una prospettiva diversa, tanti ragazzi, tanti giovani, quindi come dire energie, poi su questo ci ritorniamo. Per cui questa lamentela ci ferisce perché chiaramente non era assolutamente nelle nostre intenzioni, però dobbiamo fare un distinguo. Io, diciamo così, una ragione l'ho trovata e l'ho trovata soprattutto nel primo anno e mezzo, perché nel primo anno e mezzo, dopo una giunta giovane che si doveva insediare, doveva prendere possesso, non c'era stato un passaggio di consegna su nessuna delega. Su nessuna delega c'è stato un passaggio di consegna rispetto ai nostri predecessori. Quindi ci siamo dovuti davvero rimboccare le maniche, certo fa parte, diciamo, del ruolo, non ci lamentiamo. E quindi abbiamo avuto la necessità di lavorare a testa bassa, perché altrimenti non se ne veniva fuori. Quel primo anno e mezzo è stato un anno di durissimo lavoro, dove abbiamo sacrificato davvero le nostre vite private per risolvere tutta una serie di problemi, inutile qui dirli perché ormai sono noti, c'erano degli incontri pubblici allora e così via. E questo chiaramente ha creato uno scollamento rispetto al territorio, però... È come un po' quando ti trovi una barca in mezzo al mare in tempesta, sai che come dire, devi mettere il timone a centro e devi attraversare la tempesta, perché poi sai che dopo la tempesta poi il mare si calma e puoi cominciare a governare meglio la barca. Per ora era importante in quel momento condurre avanti la barca, perché c'era il pericolo del dissesto molto più forte, perché ci avevamo il problema con la Tecra anche allora, appena insediati, perché c'era anche la macchina amministrativa, poi c'è stata la vicenda del comandante dei vigili urbani arrestato, cioè fatti importanti che su una giunta giovane pesano. Per cui non voglio giustificarmi, sicuramente faccio un mea culpa, però facciamo, uso il plurale, un mea culpa, però chiaramente d'altro canto bisogna tenere conto di tutto questo. Quindi la necessità di lavorare e l'impossibilità proprio materiale di aprirsi completamente. Però d'altro canto devo dire anche questo, che ogni singolo assessorato è sempre rimasto aperto al territorio. Siamo sempre stati disponibili, la nostra porta è sempre aperta. E in qualcuno che si dice deluso, io non ho mai, diciamo così, chiuso la porta in faccia a nessuno. Per cui lancio un appello in questo senso, se c'è qualcuno che vuole partecipare, ci dia una mano, venga, che noi non possiamo che aprire l'abbraccio aperto. Fare il contrario ci diventa un attimino più complicato per ora, perché l'attività amministrativa è importante, impegnativa, e quindi diciamo così ci ruba
tempo ed energie, fermo restando che è un rapporto che sicuramente ci va a sanare. Poi è chiaro, dobbiamo distinguere il clima della campagna elettorale dal clima post campagna, cioè c'è un clima, come dire, anche più grintoso, più entusiasta, poi si passa alla fase operativa ed è fisiologico, secondo me, che nella fase operativa poi tanti, perché semmai hanno una vita privata o un lavoro che li assorbe in particolar modo, o perché qualcuno, diciamo, è preso da altre cose, si vada un attimino ad affievolire. Però ripeto, ciascun assessorato a modo suo, se è aperto al territorio, continua ad aprirlo e lo deve fare ancora di più. Accennavo prima alle associazioni, ai giovani, alle varie attività che vengono fatte. E poi, ad esempio, noi l'anno scorso provammo a degli incontri pubblici, a organizzare incontri pubblici, e noi abbiamo cercato di non farli al comune perché ci sembrava troppo istituzionale, li facemmo nella ex chiesa di San Giacomo, incontri pubblici dove la gente poteva tranquillamente alzare il dito e venire a dire la propria, ne abbiamo fatti penso una decina, quindi l'apertura verso il territorio nei limiti delle nostre forze umane c'è. Diciamo, è possibile una sintesi poi secondo te? Perché un'altra delle domande che mi facevano e che dobbiamo purtroppo esaurire in poco tempo per il momento è questa sulla democrazia partecipata, che vi accusano che ci sia un deficit rispetto a questa. Anche qui si collega un po' a quello che dicevo prima, la democrazia partecipata sono dei processi che non sono facilissimi da governare, poi dobbiamo intenderci cosa si intende per democrazia partecipata, perché l'amministratore ha delle responsabilità. Ha delle responsabilità e diciamo, come ti dicevo prima, spoetizziamolo pure un po', nel senso che l'amministratore deve lavorare e deve prendere delle decisioni e li deve prendere anche secondo una certa tempistica, altrimenti trovi qualcuno giustamente che ti dice sì, ma non state facendo nulla per il futuro, no? Perché chiaramente hai la necessità di portare dei risultati a casa di cui la cittadinanza ti renderà conto alla fine del mandato. Come fai a contemperare l'ascolto continuo con l'amministrazione? E qui c'è il cortocircuito. Quando un'amministrazione purtroppo c'è una carenza di personale, purtroppo parlo ad esempio dei vigili urbani ancora oggi privi di un comandante, e poi semmai ne parliamo a parte, quindi questo significa il governo del territorio, capisci che parlare anche di democrazia partecipata diventa proprio materialmente difficoltoso. E poi sono dei processi che devono maturare, perché chiaramente la maturazione deve avvenire dagli amministratori ma anche dai cittadini. E su questo chiaramente noi dobbiamo ancora lavorare, fermo restando che su alcuni temi questo in un certo qual modo avviene. C'era un gruppo traffico, c'è il gruppo decoro urbano che si occupa anche di ecologia, quindi di una sensibilizzazione della popolazione sul tema dell'ecologia, della raccolta differenziata. Ci sono le associazioni, ci sono i gruppi giovani con l'assessorato alle politiche giovanili, ci sono delle associazioni che collaborano con l'assessorato alla cultura e al turismo, quindi una movimentazione c'è un contatto, chiaramente dobbiamo fare meglio e di più. A me duole il fatto che il cittadino ci sente distanti, però loro dico, guardate che se qualche volta appariamo distanti è perché stiamo senza presunzione anche lavorando. Quindi diciamo l'assessore, però la porta è aperta. Antonio Carandante smentisce categoricamente una delle dicerie più in voga a Procida, che è quella che abbia nel suo ufficio una poltrona in pelle umana fatta con gli elettori della parte avversa. Non ce l'hai? No, assolutamente, però non è che la smentisco, in parte la condivido però, perché effettivamente c'è, però dico a coloro che ci sentono lontani, tendeteci anche voi una mano, perché noi ve la tendiamo sicuramente, vorremmo fare di più e vogliamo fare di più, però chiaramente, come ho già detto prima, siamo una giunta insediata per la prima volta che ha dovuto anche prendere confidenza con tutta una serie di meccanismi, no? Non mi vergogno di dirlo, per cui aiutiamoci reciprocamente. Un fatto è certo, che non siamo un'amministrazione che non ascolta il territorio. Ascoltiamo il territorio, prendiamo atto di quello che il territorio ci dice, però poi l'amministrazione si deve assumere delle responsabilità per adottare delle decisioni e quando si ripresenterà agli elettori ne renderà conto.
Dopo la pubblicità parleremo di quello che l'argomento fosse dell'anno insieme all'ospedale, che sarà un ulteriore approfondimento, cioè parleremo di SPRAR, parleremo di richiedenti asilo o di migranti a seconda di come lo vogliamo dire. Pubblicità. Rispetto a questa integrazione, a questo arrivo dei 34 richiedenti asilo? Mi sembra che il discorso sia di buon senso, bisogna fare un discorso di buon senso. Noi abbiamo una consolidata coscienza solidale, come marittimi abbiamo girato il mondo, come emigranti siamo emigrati in tutto il mondo, anche a livello culturale. Io ricordavo già in trasmissione che abbiamo fatto, abbiamo degli scritti che risalgono addirittura al 1788, come appunto lo scritto di Marcello Scotti sui diritti e i doveri, il catechismo nautico sul diritto e il dovere dei naviganti, in cui c'è questa prassi, questa dell'accoglienza, come gente di mare che dobbiamo essere aperti a queste esigenze. Quindi a Procida, secondo me, questo impatto psicologico, perché Procida è una popolazione tranquilla, una popolazione anche pigra. Adesso fare questo sforzo crea qualche difficoltà. Del resto abbiamo anche un sistema di vigilanza abbastanza fragile, abbiamo soltanto 5 carabinieri che fanno veramente più del dovuto per mantenere l'isola nelle condizioni di vigilanza e di sicurezza. Quindi, voglio dire, bisogna anche capire perché ci sono queste paure, questi tormenti, questo smarrimento di fronte a questa ondata, 34 persone che adesso a Procida ci sono già 500-600 persone extracomunitari o che lavorano, sono integrati, non è successo mai niente. Quindi, voglio dire, penso che con un po' di buon senso, facendo ragionare più il cervello che la pancia, potremmo uscirne in maniera positiva. Il gruppo per Procida, dove sono capogruppo e parte dello stesso gruppo, ha un'idea ben diversa per quanto riguarda la questione migranti. In primis per quanto riguarda l'aspetto comunicativo, nel senso che oggi l'iter che è stato utilizzato dall'attuale amministrazione non corrisponde proprio a tutti i canoni che sono quelli che poi in realtà sono stati sempre dettati dalla Procida che vorrei nella fase preelettorale, quelle del presentare e di discutere di problematiche di una certa entità alla popolazione. La problematica migranti è una problematica che la si sta riscontrando a livello nazionale e che potrebbe essere di pari passo riportato come problematica all'interno del territorio isolano. Isolano nel senso che noi ricordiamo che Procida ha un'alta densità abitativa, forse è l'isola sicuramente quella con maggior presenza di popolazione rapportata al numero dei chilometri quadrati, e che sicuramente la presenza di nuove di aperture, di nuove situazioni potrebbe portare sicuramente delle difficoltà, dei disservizi. Non dimentichiamoci l'aspetto della sicurezza. Noi abbiamo sul territorio isolano una quantità di corpo di carabinieri che è molto ristretto, si va ad integrare nel periodo estivo ma con poche unità, e sicuramente non sono abbastanza per garantire la sicurezza all'isola. Oggi noi andiamo ad affrontare un problema di questo genere con un pronto soccorso che in realtà sta sempre andando via via smantellandosi, quindi tutta una serie di servizi che in realtà Procida non riuscirebbe a garantire.
Oggi sento che c'è questa possibilità di partecipare ad un progetto con dei finanziamenti che vengono fuori da parte della comunità europea per quanto riguarda l'adozione di questi migranti. Io penso che anche lì bisogna andare a fare delle valutazioni una volta ben visto il progetto, e è proprio questa la visione del progetto che è venuta meno, nel senso che noi non abbiamo avuto la possibilità di discutere del progetto che sarà relativo alla presenza di questi migranti. E allora siamo tornati sempre con Antonio Garannante. Antonio, abbiamo ascoltato il pensiero di Domenico Ambrosino, il nostro Iodo, lo dico il nostro perché è insomma un pezzo di Procida, e di un tuo avversario politico, Mimì Scala. Ora, su questa questione dei migranti, alla fine, quanto della questione è sostanziale, cioè è sull'arrivo dei migranti, e quanto invece, secondo te, è una questione di principio? Perché la mia sensazione è che sia diventato un po' tutto una contrapposizione, una questione di principi che in qualche modo non riescono a comunicare tra di loro. Io non credo all'ipotesi di qualcuno che Procida sia razzista, francamente non credo che anche nelle persone che non sono favorevoli al vostro progetto, io questo francamente non l'ho visto. Eppure sono volati insulti, anche lì sono volati stracci, soprattutto sul web, terrificanti. Il tuo punto di vista, il punto di vista dell'amministrazione o di quella parte dell'amministrazione che rappresenti? Sì, io il tema migranti chiaramente è un tema europeo, non certamente procidano, per cui, ed è un tema anche a livello europeo molto combattuto, non parlo neanche italiano, europeo. Abbiamo il ministro dell'interno Minniti che a mio parere ha anche svolto un'azione abbastanza efficace per combattere il fenomeno o perlomeno per tentare di risolvere il problema dell'immigrazione. Detto questo, aggiungo che è normale, capisco anche la diffidenza da parte di una parte della popolazione verso, diciamo così, la notizia di dover ospitare 34 migranti, di cui credo almeno 10-15 bambini, quindi nuclei familiari in questo senso. Per me i procidani che in un certo qual modo sono diffidenti o guardano con scetticismo questa accoglienza non sono certamente razzisti. È un fenomeno naturale che succede quando su di un territorio introduci delle persone, soprattutto su di un'isola dove è una comunità, dove ci si conosce tutti e così via. Però faccio due considerazioni. La prima considerazione, mi collego un po' a quello che diceva il professor Ambrosino, abbiamo una cultura in questo senso. Siamo un popolo di marittimi, quindi come dire, generazioni di procidani che hanno girato il mondo. Abbiamo accolto e stiamo accogliendo personale comunitario ed extracomunitario, penso da almeno 20 anni, senza nessun problema, sono tutti perfettamente integrati sul territorio. Questa conferma di quello che dicevamo, che non siamo un popolo razzista, viva Dio. Per cui mi spiace se ci sia stato un fraintendimento. Noi come amministrazione siamo consapevoli che il popolo procidano sotto questo aspetto è un popolo accogliente. E proprio per questo, e perché noi siamo procidani e facciamo parte di questa cultura, riteniamo che l'immigrazione, cioè l'accoglienza di 34 persone, di cui ripeto molti bambini, sia un atto, come dire, e un gesto politico-sociale che è nella nostra cultura, è nelle nostre corde. Mi sarei meravigliato del contrario. Teniamo conto che esiste una clausola di salvaguardia, cioè, per dirlo in maniera molto semplice, il Ministero dell'Interno ha invitato i comuni ad accogliere i migranti e lo ha fatto in maniera bilanciata, cioè in base a proporzione e in proporzione al numero di abitanti. Questo proprio a tutela dei territori, non come ad esempio è accaduto in passato a Castel Volturno, per portare un esempio, diciamo così, concreto. Ovviamente il Ministero ha precisato che laddove non ci fosse stata l'accoglienza dei migranti, comunque i comuni non avessero aderito,
si riservava la facoltà di imporlo laddove fosse stato necessario. Ora, questa può essere una politica da parte, diciamo, nazionale, che può piacere o non può piacere, però da amministratori, come dire, coscienziosi, da amministratori procidani, nati e cresciuti a Procida, abbiamo ritenuto giusto dare accoglienza a 34, o meglio, adulti di meno richiedenti asilo, perché questo poi è un altro, diciamo, aspetto. Cioè sono persone che nel proprio paese, per motivi politici o per motivi anche semplicemente ideologici, non sono stati, cioè hanno la necessità di andare via dal proprio paese. Per cui, diciamo così, una scelta che non provoca impatto sul territorio, lo dico ancora una volta, si tratta di nuclei familiari, 34 compresi i bambini, che verranno distribuiti in 7 appartamenti dislocati in varie parti dell'isola, che a nostro parere, ma è nei fatti, non possono creare allarme sul territorio, proprio per l'esiguità del numero. Ecco perché ho trovato strumentale una certa campagna politica, tra virgolette, da parte di una parte dell'opposizione, forse da un singolo consigliere di opposizione. Parli di Domenico? Sì, di Domenico, che in questa battaglia, diciamo così, è chiaramente isolato, perché la consigliere Capodanno più volte ha partecipato alle riunioni delle commissioni, ma lei anche pubblicamente l'ha affermato. Della consigliere Muro non ho notizia di dichiarazioni particolarmente contrarie, idem per il consigliere Aiello e De Canti, cioè gli altri componenti dell'opposizione. Quindi abbiamo un consigliere di tutto il consiglio comunale che si è dimostrato contrario, l'abbiamo sentito in intervista, o perlomeno mostra delle preoccupazioni dove? Sotto il profilo della sicurezza. Ora, ripeto, qui di politico c'è poco, sono 34 persone, di cui, ripeto, una buona parte bambini. Il territorio è quello che è, c'è il controllo sociale, abbiamo accolto centinaia di cittadini comunitari ed extracomunitari, non ricordo episodi violenti o di intolleranza sul nostro territorio, perché il controllo sociale è così forte, essendo il territorio piccolo, che riteniamo in scienza e coscienza che questo, come dire, la sicurezza dei cittadini sia tutelato. Fermo restando che comprendo un sentimento, diciamo così, di iniziale diffidenza da parte della popolazione che vuole essere rassicurata. Noi su questo, diciamo, siamo comprensivi, cioè non è che puntiamo il dito verso chi la pensa diversamente. Viva Dio! Il pensiero diverso, diciamo, deve esserci sempre, perché ci stimola anche noi come amministratori. Cosa diversa è però creare allarmismo nella popolazione. E qui faccio un appunto, perché ho visto il consigliere Scala che anche su Facebook fomentava. Quando vai sulla pancia delle persone, chiaramente il gioco diventa più velenoso, le dinamiche diventano più velenose, e rientriamo a quello che dicevamo prima. L'amministratore, e mi riferisco a tutto il consesso, diciamo, comunale, ha il dovere di dire i fatti come stanno, ma non certo quello di fomentare e di agire sulla pancia delle persone, perché lì poi si crea un allarmismo sociale che non può che nuocere al dibattito, alla vita pubblica, e sicuramente questo non è configurabile come un'azione politica degna di questo nome. Da questo punto di vista, però, cioè, se Domenico è così isolato in questa posizione, quello che mi chiedo, e c'è invece un sentimento abbastanza diffuso poi di timore, io ti ripeto, non parlo di razzismo perché ho avuto modo di confrontarmi con molte delle persone che esprimono questi timori, queste paure. Dov'è secondo te che avete sbagliato qualcosa? Perché sei una persona dotata di un'onesta autocritica, ti conosco da anni, so che qualcosa sicuramente sai che è stato sbagliato. Sì, forse appunto nel non sottolineare l'esiguità di queste delle persone che verranno accolte, perché chiaramente l'esiguità è un dato essenziale. È ovvio che se ci avessero detto, guardate che vengono 1000 stranieri, migranti o non migranti, 1000 stranieri, anche se non sono dei migranti, ma vengono per un qualsiasi motivo su un territorio, è normale che alterano una dinamica sociale.
ma forse un appunto che ci possiamo fare, e non aver sottolineato l'esiguità del numero di queste persone, di cui gran parte bambini, che oggettivamente non possono, diciamo così, incidere sulla sicurezza. Quello che mi rammarica è quando sento anche autorevoli esponenti della vita pubblica dire, affermare che beneficio porta a Procida. Ecco, questa è una prospettiva. E questa è una delle domande che mi ero segnato e che mi fanno le persone. Questa è una prospettiva che è politica. Qui parliamo di una prospettiva politica, perché se parliamo di sicurezza sul territorio, chiaramente è un dato di fatto, ma qui cambiamo la prospettiva politica. Non è il punto cosa Procida può ricevere da queste persone, ma cosa Procida può fare nel proprio piccolo, come cittadini del mondo, per contribuire nell'ambito di una politica un attimino più ampia. Non voglio, come dire, addentrarmi poi in temi che sicuramente hanno bisogno di persone più competenti di me, però c'è una parte del mondo che sta spingendo, una parte più povera del mondo che sta spingendo, la parte del mondo che ha benessere si restringe sempre più, e questa è una dinamica che conferma il fatto che laddove le comunità si chiudono sempre più, sono portate poi a, come dire, a deperire col tempo. Per cui, e qui c'è l'approccio politico di chiusura del territorio, a nostro parere, non porta, diciamo così, lontano. Ci deve essere un'apertura in questo senso, calmierata, cioè fatta in maniera proporzionale, ripeto, non si tratta di 1000 persone, né tantomeno di 100 persone, ma si tratta di 34 persone, quindi possiamo dare il nostro apporto a un qualcosa, mi permetto di dire, anche di giusto, no? Di solidarietà. Lo diceva anche prima il professor Ambrosino, siamo un popolo che è sempre stato solidale, e noi, essendo espressione come amministrazione di questo popolo, ci è venuto naturale tendere le mani in maniera solidale nei confronti di queste persone che chiedono aiuto. Non voglio applicare la retorica che siamo anche noi un popolo di emigranti. No, meglio di no. È meglio di no, perché è come dire, una porta aperta, è una banalizzazione. Certo. Però un fondo, diciamo, di verità c'è. Certo, l'emigrazione avveniva verso gli Stati Uniti, che era una terra ricca, però se gli Stati Uniti fossero stati un popolo chiuso, probabilmente non sarebbero gli Stati Uniti di oggi. Il senso è quello di tante persone che hanno paura e rabbia per uno Stato, e voi ovviamente come istituzione rappresentate lo Stato, che a loro dire si preoccupa più di queste dinamiche che delle dinamiche della povertà interna. È vero, questo sì, c'era, io lo dico sempre, c'era mia nipote di 18 anni che mi ha rivolto questa domanda, cioè capisco che è un qualcosa di incomprensibile, perché accogliere i migranti, perché il Ministero stanzia centinaia di migliaia di euro per accogliere i migranti e non fa nulla di concreto per combattere la disoccupazione, per combattere l'indigenza e la povertà che purtroppo, diciamo così, purtroppo negli ultimi anni si è esteso anche all'Italia. È una domanda a cui non è facile rispondere, mi rendo conto, soprattutto verso i più giovani, perché si vive un clima di grande incertezza economica, per cui le giovani generazioni che stentano a trovare lavoro si chiedono perché accogliere un migrante e non spendere quei soldi per un cittadino. Un buon governo deve fare entrambe le cose, non può, diciamo, pensare solo al proprio cittadino e ignorare il fatto che sia cittadini del mondo, che c'è una parte, ripeto, della popolazione, di altre popolazioni che spingono per venire da noi e che se noi ci chiudiamo entreranno lo stesso ed entreranno in una modalità ben diversa, e lì ci sarebbe da avere paura. Per cui facciamo attenzione, come in tutte le cose ci vuole un bilanciamento, questo chiaramente sono anche scelte di carattere internazionale. E capisco che la politica, diciamo così, dell'immigrazione è anche discutibile, ci sono tante cose, diciamo così, penso ai CAS, penso ai centri di accoglienza, dove c'è tanto da lavorare e da migliorare, e comprendo lo scetticismo di chi non capisce appieno questa apparente contraddizione. Non abbiamo un governo perfetto, purtroppo non viviamo in un mondo perfetto, il discorso sarebbe lungo, no?
perché la ricchezza si sta concentrando sempre in più poche persone nel mondo. Anche questo non è giusto. No, io lo trovo assolutamente ingiusto nei miei confronti. Non è giusto, però chiaramente, ripeto, sono dei processi di cui oggi l'approccio è questo, e un buon governo deve sicuramente fare entrambe le cose. E un buon governo deve sicuramente dare sostegno anche ai giovani a combattere la disoccupazione e la crisi economica. Non dico che sia giusto in valore assoluto avere questo atteggiamento nei migranti e trascurare il resto. Un bilanciamento fra le due cose che sicuramente non è difficile, non è facile da trovare, però è la strada per tentare di diventare una società più evoluta e più solidale, più multietnica possibile, perché sappiamo che dalla diversità poi nascono anche come dire, i migliori progetti, le migliori cose. Questa è la storia che ce lo insegna. Senti, tu sei assessore anche al lavoro marittimo, no? E io ho raccolto personalmente una tua denuncia, tua e della tua amministrazione, la prima tra l'altro sulle isole, passiamo ai trasporti marittimi, della questione Caremar, la riduzione del personale al bordo e quindi di converso la riduzione della capienza delle navi in sostanza. È stato un anno piuttosto difficile per i trasporti per noi isolani. Veramente, cioè, io faccio il pendolare, voglio dire, giuro, è stato difficile. Quello che mi ha colpito nelle chiacchierate che ho avuto con te e con Lucia Mameli, che diciamo è proprio alla delega ai trasporti marittimi, è l'ammissione di una sorta di svuotamento del ruolo del comune all'interno delle dinamiche di discussione. Cioè, che peso ha il comune, che peso possono avere i comuni nell'ambito dell'organizzazione del trasporto marittimo? Procida è stata isolata 27 e 28 e credo anche il 2 gennaio, 27 e 28 dicembre, quindi ci siamo, stiamo ancora rievocando il 2017 e poi il 2 gennaio. Quindi per tre giorni importanti non è stato possibile venire a Procida. Che ruolo può avere il comune all'interno di questi processi? Su questo c'è, come dire, il ruolo del comune sin dall'inizio, e non perché diciamo il consigliere Mameli, Lucia Mameli, sia diciamo una mia collega di maggioranza, però c'è stato e c'è davvero un lavoro infaticabile, nel senso che il nostro delegato dei trasporti, appunto Lucia Mameli, non dico che quasi tutti i giorni in regione, ma quasi. Questo per dire cosa? Che forse il ruolo del comune in questa dinamica è quello di strumento di pressione nei confronti della regione, perché i trasporti sono di competenza regionale. Ma abbiamo peso in regione? Io penso di sì perché... Sì, perché sempre per strada, no? Si dice, ma in fondo siamo un piccolo posto, quanti voti, che vuoi che gliene freghi a uno che piglia gli stessi voti andando in un sobborgo di una cittadina? No, su questo non sono d'accordo, nel senso che la Regione, devo riconoscere che ha sempre avuto un grande ascolto, un grande rispetto per le istanze, diciamo così, che noi portiamo avanti tramite il nostro delegato, tramite il sindaco stesso. C'è un rapporto costante con la Commissione Trasporti, quindi su questo diciamo, mi sento diciamo, abbastanza tranquillo. Non è che Procida è un'isola di 10.000 abitanti e quindi non viene considerata. È un'isola importante del Golfo di Napoli, per cui ha il suo ascolto. È chiaro poi che tradurre in realtà o tradurlo in atti concreti diventa un attimino più complicato, ma non perché siamo Procida, perché è la macchina amministrativa, diciamo così, abbastanza complicata. Il fatto che tu ti riferivi, cioè il fatto della Caremar che ha annunciato o perlomeno potrebbe teoricamente andare a tagliare il personale, io lo dico un taglio legalizzato, perché l'ha fatto alla luce delle nuove tabelle di armamento che sono state approvate dall'autorità marittima. Noi abbiamo denunciato questa cosa con un esposto che abbiamo depositato all'autorità marittima, in cui abbiamo detto che sostanzialmente venivano messi in mora. Laddove poi succeda qualche sinistro, alla luce poi anche di carenza di personale, se ne assumono le responsabilità. Siamo stanchi di un taglio continuo
sul nome del dio denaro, del dio spesa, taglio della spesa, e ne sappiamo qualcosa come ente, che possa andare a scapito della sicurezza dei trasporti. Io stesso sono pendolare, per cui mi rendo conto anche giornalmente di come il trasporto sia andato progressivamente peggiorando negli ultimi 10 anni. Basti pensare alle corse che saltano in maniera sempre più, diciamo così, frequente. Questo perché? Perché c'è scarsa manutenzione dei mezzi. Questo significa assenza di investimenti. Per cui non abbiamo avuto nessuna remora di carattere né politico né amministrativo di battere i pugni sul tavolo la Regione contro anche la Caremar, di questa politica, diciamo, al risparmio, che non può continuare perennemente. Prima che succeda qualcosa c'è necessità di una seria politica di investimento sui mezzi di trasporto, perché solo così potremo andare a scongiurare il fatto che l'isola rimanga spesso, sempre più spesso, isolata. È un campo minato, perché sappiamo che oggi la Caremar prende circa 10 milioni di euro di finanziamento e che questo accadrà ancora, se non sbaglio, per altri 7 anni o 9 anni, non ricordo bene, comunque per un numero limitato di anni. Dopo si apre uno scenario che con questi, diciamo così, con questi schemi appare apocalittico. Cosa farà la società concessionaria nel Golfo quando non avrà più il finanziamento? Quindi è una partita che si gioca, come dire, su tavoli importanti. Noi come amministrazione abbiamo il dovere, l'obbligo e soprattutto anche, diciamo così, la voglia di portare in tutte le sedi competenti, con qualsiasi mezzo, e far sentire la nostra voce. Forse questo è uno di quegli argomenti che dovrebbe avere la linea di continuità a cui tu ti riferisci, cioè concertare da adesso o da prima o da dopo, da quando volete voi, un progetto a breve, medio e lungo termine che veda la partecipazione, per quanto possibile, della vostra forza politica o di un'altra forza politica nel caso malaugurato per te in cui le elezioni non dovessero andare bene. Cioè, secondo me questo è il senso, poi, cioè creare dei progetti che per ovvi motivi sono condivisi e che quindi vedano l'apporto anche, e secondo te è possibile? Cioè intendi una unità di visione? Certo, cioè, ma io... progettiamo il comparto trasporti marittimi con l'opposizione, con... Ma io, più che di progettazione, direi una unità di intenti, perché poi chiaramente i trasporti sono di competenza regionale, per cui è ovvio, sì, per cui noi, diciamo, come amministrazione non possiamo realizzare un progetto, dobbiamo semplicemente, cioè semplicemente tra virgolette, verificare che i trasporti siano, diciamo così, regolari con l'isola e che non ci siano, ripeto, derive negative sulla sicurezza della navigazione. Sono migliaia i pendolari ogni giorno, anche da Ischia, per cui su questo teniamo i fari ben accesi. È chiaro che se c'è l'opposizione che ha una visione diversa, ma stento onestamente a vederla, è anche una questione di sensibilità. Io non credo nella, diciamo, nella politica contro a tutti i costi, cioè un'onestà intellettuale è alla base di una, come dire, di un'azione politica degna di questo nome. Spesso non la si ravvisa, poi ognuno, diciamo, fa i conti con se stesso, non è questo il punto. È chiaro che su grandi temi l'unità, diciamo così, dell'amministrazione, intendo sia maggioranza che opposizione, è d'obbligo. Però questo è rimesso anche alla sensibilità, diciamo così, di chi può esercitare l'azione amministrativa. Vabbè, con questo messaggio ecumenico, vogliamoci tutti più bene in nome dei traghetti, diamo di nuovo la linea alla pubblicità. Ci rivediamo tra poco con un'altra questione da poco, l'ospedale. Dino Ambrosino, sindaco di Procida. Dino, si avvia alla fine la querela sanità sulle isole.
Sì, finalmente sottoscriviamo l'accordo che abbiamo anche in precedenza annunciato con la Regione Campania, con gli altri sindaci dei comuni delle isole e con l'ANCIM, perché poi promotore di questa iniziativa è l'Associazione Nazionale delle Isole Minori, che insieme al dottor Paolo Falco di Capri ha sollecitato la Regione a sottoscrivere con i comuni questo accordo. Si tratta di uno strumento che ci metterà al riparo di eventuali ulteriori incursioni contro la nostra organizzazione sanitaria e che quindi questo accordo stabilirà che nelle isole il livello minimo di assistenza sanitaria da garantire ai cittadini non potrà essere in meno rispetto a quello che oggi abbiamo. Tradotto in pratica, per l'isola di Procida significa che il pronto soccorso assolutamente non potrà essere in futuro più minacciato da nessuna iniziativa. Se avessimo avuto già in passato questo accordo, chiaramente per l'ASL e per tutti coloro che hanno pensato al ridimensionamento del nostro pronto soccorso ci sarebbe stato senz'altro un ostacolo insuperabile. È stato un lavoro quindi compiuto nel tempo ed in sinergia tra voi rappresentanti delle istituzioni delle tre isole partenopee. Certo, sicuramente il procedimento ha avuto un'accelerazione con la questione dello pronto soccorso di Procida, per cui abbiamo sollecitato l'ANCIM, la Regione Campania, a venirci incontro per formalizzare quella nostra esigenza di garantire il nostro pronto soccorso, quindi ha avuto un'accelerazione. Però era un percorso già avviato con le altre amministrazioni che quindi arriviamo al compimento di un successo dopo tanti mesi di lavoro e di sforzo. Se appunto avessimo già avuto in passato, così come si era fatto riferimento con il Presidente Bassolino, qui anche nel Consiglio Comunale di Procida, a questo stesso documento, se l'avessimo già avuto probabilmente non ci sarebbe stata la minaccia da parte dell'ASL rispetto al nostro pronto soccorso. È finita la querela, sembra finita almeno la querela ospedale, qual è la posizione del gruppo consiliare per Procida? Allora, ieri abbiamo avuto la notizia del piano della modifica da parte del governatore De Luca in merito alla richiesta che il comune ha sempre portato avanti ritenendo che sia il territorio disagiato e quindi di conseguenza c'è questa modifica del piano che sicuramente è quello che Procida aspettava, che tutti quanti fino adesso abbiamo noi portato avanti come discorso. Però io tenderei a sottolineare più che altro l'aspetto politico e l'aspetto giuridico, nel senso che io penso che questa vittoria sia soprattutto una vittoria giuridica, visto che c'è stata una sentenza da parte del TAR che fino ad ora è stata portata avanti, quindi portata grazie a un ricorso presentato dall'onorevole Muro, dal gruppo consigliare, dei consiglieri del gruppo per Procida e più altre categorie, e tutto ciò in sostanza ha fatto sì che l'onorevole De Luca abbia preso in considerazione quanto in realtà in questi ricorsi sono stati oggetti e ritenuti meritevoli e quindi si è attenuto alla sentenza del TAR. E non una questione politica, perché se secondo me se non ci fosse stato il TAR che avesse dato questo giudizio, a quest'ora saremmo ancora a decidere molto sulla questione ospedale. Quindi la vedi come una vittoria amara? Una vittoria, l'importante è la vittoria, perché noi mettiamo sempre in evidenza prima Procida e poi il resto, però sicuramente che è stata forzata dal giudizio del TAR. E allora, siamo tornati, canto di Ambrosino, contro canto, Mimì Scala, che salutiamo, che sicuramente ci guarderà. Allora, Antonio, tu l'hai seguita molto da vicino questa vicenda, tra l'altro non me ne vogliano i polemisti d'abitudine, ma pare che sia veramente finita stavolta, no? Sì, sicuramente la notizia dell'ultima ora, cioè di questa delibera ASL, dell'ASL Napoli 2, che sostanzialmente conferma, laddove ce ne fosse stato il bisogno, del pronto soccorso H24 a Procida. Faccio un breve riepilogo, anche se più di qualche ma volta. Ma sì, facciamo il nostro riepilogo. Perché in effetti, diciamo, altrimenti poi la cittadinanza mal comprende, ma non perché non abbia le capacità, perché chiaramente si sente una serie di comunicazioni, talvolta, come dire, di tenore diverso. È stato fatto sicuramente un ricorso al TAR, di cui ricordo però, facciamo un distinguo, parte
Consiglio Comunale all'unanimità decise di proporre questo ricorso al TAR. Quindi noi come amministrazione abbiamo sempre, diciamo così, compreso l'importanza della cosa anche da un punto di vista giuridico. È chiaro che come amministrazione tendiamo a interloquire con la Regione Campania. Saremmo dei folli a non farlo. Ragion per cui, diciamo così, non abbiamo mai chiuso la strada dell'interlocuzione con la Regione Campania e in Consiglio Comunale fu deciso all'unanimità appunto di proporre un'azione in tutte le sedi. Poi ovviamente i consiglieri di opposizione hanno deciso di fare un ricorso a parte e ritorniamo al discorso che facevamo prima, dove su grandi temi ci dovrebbe essere l'unità totale anche dal punto di vista istituzionale, ma questo è rimesso anche alla sensibilità soprattutto istituzionale dei componenti. Però detto questo, sostanzialmente anche un gruppo di cittadini propone il ricorso, quindi c'è anche il ricorso del Comune di Procida, che vengono riuniti e c'è una sentenza che ci vede favorevoli. Poi dopo accade che questa sentenza, inizialmente il commissario Polimeni minacciava il ricorso in Consiglio di Stato in tutti i tavoli, cosa che non è avvenuta, per cui questa sentenza è diventata definitiva. Poi ci sono stati degli atti ASL che sembravano in contraddizione con la sentenza, degli atti che giuridicamente sono nulli, perché una sentenza passata in giudicato, soprattutto una sentenza come nel nostro caso, che sancisce l'illegittimità di talune disposizioni, diciamo così, va rispettata. Gli atti ASL non lo rispettavano, cioè non tenevano conto di queste sentenze, per cui siamo stati costretti a ricorrere nuovamente al TAR per chiedere l'esecuzione della sentenza stessa. E in sede del TAR, quindi dopo una seconda udienza in sede del TAR, è stata depositata la delibera dell'8 gennaio, l'ultima udienza si è tenuta il 10 di gennaio. Per cui in attesa del piano ospedaliero regionale, in via cautelativa, proprio perché diciamo dal punto di vista giuridico l'avvocato dell'ente cautelativamente da buon avvocato ha chiesto un rinvio proprio per avere la certezza certa che questo avvenga. Quindi abbiamo un piano giuridico e un piano politico. Sul piano politico, per rispondere anche al consigliere Scala, noi abbiamo sempre detto che De Luca e la Regione Campania ci hanno sempre rassicurato su questa cosa. Ora ovviamente lo si può dire in 3.000 maniere, si può fare in 3.000 modi, ma noi la sicurezza politica, tra virgolette, l'abbiamo sempre avuta. Però da amministratori coscienti non potevamo non perseguire anche la via legale. Per cui abbiamo seguito di pari passo tutte e due, diciamo, le strade. Ora dire e fare i se non ci fosse stato il ricorso altro, come si dice, la storia non si sa con i se e con i ma. Certo. Però chiaramente io penso che sia stato un complesso di cose. Faccio una considerazione anche molto pratica. Sì. Non credo che De Luca, il presidente De Luca, avesse un interesse, tra virgolette, politico a sopprimere il pronto soccorso H24 a Procida. Non sarebbe stata una mossa politica, diciamo così, che avrebbe portato dei frutti e un consenso, tra virgolette, ma non sarebbe stata neanche un'azione giusta sotto il profilo amministrativo, perché vai a privare l'isola, un'isola, di un pronto soccorso H24. Quindi un'azione, diciamo, che sarebbe stata incoerente o perlomeno poco plausibile sia sotto il profilo politico e sia sotto il profilo amministrativo. Quindi dire che è stato più merito dell'azione legale o dire che è stato più merito dell'azione e maggior merito dell'azione politica è una disquisizione fine a se stesso. Io ti dicevo prima, poi giustamente hai completato il tuo discorso. Da cittadino, quello che mi ha lasciato interdetto è stata la volontà dell'ASL a persistere nonostante sapesse che aveva già perso, diciamo, in un grado di giudizio, non credo che sia il modo corretto di dirlo giuridicamente, ma perdonatemi per questa cosa, e ha continuato comunque a persistere in quel disegno. Secondo te che cosa spingeva i cattivoni dell'ASL, chiamiamoli così? Il fatto di non aderire alla sentenza del TAR e quindi alle disposizioni, certo. E io credo che taluni atti, quelli che poi sono stati anche, diciamo, contestati successivamente, siano anche frutto di una certa, diciamo, tra virgolette, sciatteria amministrativa. Oso dire questo termine, più che di una precisa volontà di non considerarla. Poi chiaramente ci sono dinamiche tutte interne che semmai non ci riguardano,
per le quali si poteva far finta di. Però è innegabile, io come amministratore non posso adottare atti nulli, cioè allora delle due l'una, o non comprendo che sono atti nulli e non credo che sia questo il caso, perché era eclatante, perché è una sentenza del TAR, perché bastava chiamare il più stupido degli avvocati per capirlo, ma più che altro una questione di dinamiche interne, forse strumenti di pressione o semplicemente una sciatteria amministrativa che non metteva immediatamente a regime la macchina nell'adeguamento alla sentenza, perché poi non dimentichiamo, diamo per scontate tante cose, che però all'interno delle macchine molto complicate e semmai che funzionano male della pubblica amministrazione non sono affatto scontate. Semmai trovi il dirigente che non si vuole assumere la responsabilità se non gli viene espressamente imposto dall'alto, comunque dai vertici amministrativi, semmai non riceve un parere adeguato dall'avvocatura perché l'avvocatura ci mette tempo, semmai il ministero interloquisce con l'altro. Quindi ci sono delle dinamiche che, come dire, il cittadino giustamente non comprende perché non dovrebbero esistere, ma che spesso sono legati ad una, come dire, ad una mala gestione, cioè una cattiva gestione, e anche a questa burocrazia che è uno dei mali dell'Italia. Bello, mi è piaciuto mala gestione. Abbiamo innalzato il livello culturale con questo tocco di latino così. Senti, io adesso mi guarderei invece, giusto per passare, perché a Procida non è che ci sono stati solo problemi, ragazzi, cioè ci sono state anche cose belle. E perciò vorrei chiedere a Gaspare di mandarci queste altre due clip e ce le guardiamo e ci divertiamo. Graziella 2017 è Eliana Esposito. Eliana Esposito, la nuova Graziella 2017, 18 anni, ed è lei la nuova Graziella. Andrea, ecco chi ti ha subito seguito in questa meravigliosa esperienza, anche a lei toccheranno oneri e onori in questo nuovo anno. La soddisfazione più grande, come si diceva prima, sono queste ragazze che hanno sfidato la timidezza e veramente hanno portato avanti la nostra cultura, sono diventate le ambasciatrici della nostra cultura in questi giorni, della nostra tradizione, quindi veramente sono contentissimo e sono convinto che loro sono le più grandi testimonial per le loro coetanee, per le altre ragazze che nei prossimi anni indosseranno l'abito tradizionale. È un bel appuntamento, è la sagra del nostro paese, ci crediamo, e la gente, i procitani partecipano in massa. Ho visto poi tanti turisti da tutta Europa, in modo particolare quest'anno dalla Francia. Ci sono tanti probabilmente lettori di Lamartine che sono venuti qui a Procida a scoprire l'ambiente del romanzo di Graziella. Vincita storica qui nell'isola di Procida con un semplice gratta e vinci. Un gratta e vinci da 5. Credo che sia la vincita più grande che è avvenuta a Procida. Di quanto? Ricordiamolo. 500.000 euro. Ricco Natale qui a Procida, ma come dicevi tu, non si sa se è stato un procidano o un forestiero, perché è capitato proprio in un periodo di ponti. Sì, effettivamente ci hanno chiamato da Roma intorno al 7 novembre, quindi la vincita può essere capitata tra i due ponti, quindi essendo una zona turistica non si sa se è stato un procidano o un forestiero. Boh. Speriamo sicuramente qualcuno che ne abbia bisogno, come al solito. Che risonanza ha avuto in Procida? Sì, una grande risonanza anche a livello commerciale, le vendite sono raddoppiate, quindi, e tutti quanti, mi raccomando, dammi un biglietto fortunato, manco se io sapessi qual era, onestamente. Me lo tengo io. Penso che avevi pensato prima a me, indubbiamente. Ricco Natale per questa famiglia e tanti auguri a tutti. Sì, tanti auguri a tutti e anche al fortunato vincitore, ecco. Che ce ne siano altri, speriamo. Speriamo, speriamo. E allora, la parte divertente di questa serata insieme, gli eventi, il turismo, questa vincita, Antonio. Cioè, se tu avessi vinto 500.000 euro, non come amministratore, come Antonio Carannante vince 500.000 euro, che fa?
viaggio. No, la prima cosa dovevi dire no, aggiusto le strade di Pro. Un contributo alle disastrate casse del comune lo darei, non ti dico in che percentuale. No, in che percentuale? In che percentuale? Bella domanda, ma un bel contributo. Guarda che Dino domani mattina ti regala i gratta e vince, ti mette a grattare fin quando non trovi 500 euro. Però sicuramente lo dedicherei a viaggiare un po'. Sì, prendermi qualche anno sabbatico da solo con la famiglia. Guarda che ti sta guardando tua moglie. Certo, quindi la risposta è d'obbligo. Senti, allora, questa storia del turismo, dei grandi eventi, ricordiamoli, io mi sono segnati quelli a cui sono più affezionato: il Venerdì Santo sicuramente, cioè la Pasqua a Procida, il Procida Film Festival, che sta acquistando un bellissimo rilievo nell'ambito delle manifestazioni simili, il premio El Samorante, e poi quest'anno c'è stato l'organizzazione di questo cartellone natalizio, che è un po' la novità. Gli eventi si sono sempre fatti a Procida nel periodo di Natale, quest'anno però c'è stata una certa sistematicità. Siete soddisfatti di quello che avete fatto? E soprattutto la domanda cattivella che mi ha posto la signora Maria del piano di sopra, che non esiste però, me la sono inventata adesso, è: credi che le risorse che sono destinate a questo tipo di attività siano sufficienti? Ma innanzitutto faccio una premessa: in un ente disastrato come dalle casse disastrate come il nostro, da un punto di vista economico, o comunque diciamo che non naviga nell'oro, c'è una voce dedicata al turismo e alla cultura che vorremmo sicuramente fosse maggiore. Però purtroppo per il momento dobbiamo sacrificarla un attimino, ci piacerebbe investire di più e ci ripromettiamo anche semmai di farle nella seconda parte dell'amministrazione. Questo deve far comprendere poi anche gli sforzi che vengono fatti dall'assessore Granito e dall'assessore alla consigliere Scotto Di Carlo alla cultura e al turismo, per portare avanti con non tantissimi soldi un cartellone di eventi che, come dicevi tu, è di tutto rispetto, anzi con bei riscontri. E questo ha avuto poi un impatto positivo sul turismo, perché hai voglia di dire sì, ma a causa della crisi delle località turistiche del Medio Oriente si è avuto un impatto sul Mediterraneo. Certo, sicuramente abbiamo anche goduto di questo beneficio, però è innegabile che un beneficio è anche dovuto agli eventi, all'effervescenza di tutto ciò che è stato organizzato in questa prima parte della consigliatura. Di questo è oggettivamente valido, e ne abbiamo il riscontro, ripeto, non da chi semmai vive sul territorio e che semmai certe cose le dà per scontate, ma da chi ci guarda dall'esterno. Quindi abbiamo le emittenti televisive, i giornalisti, che ripeto non chiamiamo noi, sono loro che ci contattano. Personalmente posso citare Bell'Italia, che è la rivista di turismo culturale, forse la numero uno in Italia. Abbiamo la rivista Dove, abbiamo dei media stranieri, abbiamo Sky, oltre Repubblica e altre testate di carattere nazionale, ma Rai 3, abbiamo avuto una concentrazione di mezzi di informazione, di media di alto livello, che ci hanno contattato loro, sono rimasti incuriositi dal tipo di attività turistico-culturale che abbiamo messo su. E questo chiaramente è il segno e ci dà rincuora, perché ci conferma che siamo sulla strada giusta. Con maggiori risorse chiaramente queste cose potrebbero migliorare ancora di più. Ne avete previste maggiori risorse? Per adesso no, perché chiaramente ora abbiamo aderito proprio ieri in Consiglio Comunale a questa novità della finanziaria, che ci permetterebbe, uso il condizionale perché ancora non c'è la certezza, di spalmare su più anni il debito, e quindi anche qui c'è una rimodulazione del piano di rientro, di piano di riequilibrio, che ancora non è definitiva. Quindi finché questo non è assestato non possiamo ancora programmare ulteriori entrate, e questo fa parte di un'amministrazione, di un buon padre di famiglia che pensa prima a mettere il piatto a tavola e poi chiaramente a comprarsi semmai un giubbino nuovo. Per cui gli sforzi dei miei colleghi Nico e Gianni, unito poi chiaramente anche a una filosofia nuova,
nel senso anche eventi che non necessariamente paga il comune o la regione. E su questo spendo una parola di soddisfazione per quello, gli eventi natalizi, ad esempio, si sono avuti a Palazzo Davalos, dove abbiamo avuto, nel Palazzo Davalos le visite sono gestite da 3 associazioni di giovani, che io, diciamo, dopo il primo anno ho invitato a mettersi in rete per creare sinergie tra di loro. E guarda che non sono, diciamo, dei fenomeni scontati, perché mettere in rete le associazioni sono talvolta visioni diverse, sono sensibilità diverse. Però questo lavoro dai giovani, dai ragazzi, dagli associati è stato preso, come dire, è stato ben accetto e sta cominciando a produrre i primi frutti, perché io spingo come assessorato a fare in modo che loro gestiscano in maniera sempre più autonoma la valorizzazione del bene e quindi allo stesso tempo di valorizzare anche le loro associazioni. E loro hanno presentato un progetto quest'anno, finanziato, quindi hanno trovato anche il finanziamento dell'ETP, dell'ente turistico provinciale, che ha finanziato questo progetto e quindi hanno creato su questi 3 eventi. Ecco, questo è un fenomeno che fa parte di un lavoro, anche perché molti di questi avevano frequentato il corso di europrogettazione organizzato dall'assessorato alle politiche giovanili. Per cui, come vedi, un cerchio che comincia a chiudersi, quel pensiero rivolto al futuro che noi abbiamo, pensando soprattutto ai giovani. Questa non è retorica, ma sono atti che noi cerchiamo di tradurre in maniera concreta. Un'amministrazione che non pensa ai giovani non è un'amministrazione diligente. Fino a che età si è giovani, Antonio? Bella domanda. Diceva Bob Dylan che ci vuole molto tempo per diventare giovani. E io lo condivido, nel senso che non essendo essendo un diversamente giovane, molte volte mi confronto con chi ha 20 anni meno di me e, come dire, loro tutti dicono: guarda, non ci sembra che ci sono le idee di differenza. Cosa voglio dire con questo? Senza, diciamo, autocelebrarmi, lungi da me. Però, come dire, la giovinezza è anche è un modo di vedere il mondo e soprattutto di viverlo. Quindi si può rimanere giovani per sempre, sono secondo me i migliori. Che non si deve essere giovanilisti, quello è un'altra cosa, perché poi chiaramente quando si va avanti con l'età, però mantenere, come dire, quella curiosità, quella capacità di stupirsi, ma soprattutto la curiosità verso tutto e verso tutti, secondo me è sicuramente un sinonimo di giovinezza. E in questa prospettiva, no? Facciamo i cattivi verso i tuoi colleghi dell'amministrazione. Chi è il più giovane e il più vecchio invece il più vecchio dell'amministrazione? Il più giovane, giovane sono io. Il più giovane è Rossella Laura, assessore lì. Vabbè, ma non dico anagraficamente, dai, il più giovane proprio. No, guarda, io penso che, insomma, in questo c'è quel pizzico tra virgolette di freschezza che come giunta, come amministrazione ci portiamo un po' tutti dentro. Non voglio fare, come dire, l'ecumenico, però penso che sia un minimo comune denominatore. Molti, diciamo, soprattutto i primi tempi si sorprendevano del clima che si respirava in giunta, diciamo, anche abbastanza leggero, tra virgolette, ma nel senso buono del termine, nel senso di rimanere sempre con lo spirito anche di divertimento, perché poi la politica, certo sono cose serie, però in un gruppo bisogna anche mantenere il divertimento per la voglia di fare le cose, no? Senza semmai prendersi sul serio al 100%, perché ti dà quel pizzico, diciamo, di briosità, di leggerezza che poi ti fa decidere meglio. Quindi Dino è più vecchio di te, stai dicendo. Abbiamo capito che è questo il senso. Dai, Dino è il più sindaco, vecchio il sindaco. Ecco. Siamo, abbiamo un minimo comune denominatore in questo senso. Anche paura, tra, anche tra chi è. No, ma è la verità, lo dicevo anche prima, no? Ti dicevo l'episodio che ti raccontavo, quindi che non ripeterò neanche sotto la scuola, state tranquilli. Qui c'è un episodio, appunto, in cui si conferma la giovinezza di un gruppo, non tanto anagrafica, anche se poi sostanzialmente è giovane. Abbiamo il sindaco che ha 38 anni, quindi è giovane, anche anagraficamente. Questo penso che sia anche un punto di forza. Hai un minuto per dirmi, lo so, ce ne vorrebbe di più, però hai un minuto per dirmi che cosa, che prospettiva ci avete per il traffico?
che è uno dei problemi che tutti mi hanno detto. Ci sta troppo traffico. Io parto da un dato, uno solo. L'isola è 3,4 metri quadrati. Chilometri. Chilometri quadrati. Giusto. 3,4 km quadrati con migliaia di auto e ciclomotori. Partiamo da questo dato. E bici elettriche, io aggiungerei, visto anche, che... Anche, partiamo da questo dato. Questo è il primo dato che ci deve far riflettere. Allora, dobbiamo essere consapevoli che qualsiasi misura del traffico, giusto o sbagliato, perché poi ognuno ha la sua ricetta, e io non mi sento di rinnegare poi nessuna ricetta del traffico, può ritenersi giusto o sbagliato anche dalla prospettiva in cui si vede. Però se partiamo da questo presupposto, allora dobbiamo fare le adeguate riflessioni. Faccio due considerazioni, una che è maturata maggiormente da quando faccio l'amministratore, cioè tutte le misure, qualsiasi tu vuoi, vai a realizzare sul traffico, vai a toccare la sfera personale dei cittadini. Per cui ci devi andare con una grande cautela, perché incidi sulla quotidianità delle famiglie, delle persone. Punto uno. Ognuno con ovviamente le sue esigenze, le sue abitudini radicalizzate nel tempo. E punto due, quello che occorre anche una maggiore disciplina del traffico. Nel senso che qualsiasi misura tu vai ad adottare, poi devi fare in modo che venga rispettata. E qui tu, amministrazione, ti devi rapportare. Noi abbiamo patito tanto l'assenza del comando dei vigili urbani. Vedersi arrestato il comandante è un evento, diciamo così, che per qualsiasi amministrazione, diciamo così, è un colpo duro. È un colpo duro sotto tanti profili. Fermo restando che poi c'è un processo in corso, quindi... Io mi auguro per il comandante che possa dimostrare la propria innocenza. Penso che ce lo auguriamo tutti. Ce lo auguriamo tutti, quindi non è questo il punto. Il punto è che quando tu, amministrazione, vieni decapitato del comandante dei vigili urbani e hai anche problemi economici, chiaramente questo incide anche sul governo del territorio. Abbiamo tentato la strada con il segretario comunale di dargli anche il comando dei vigili urbani. Purtroppo, diciamo, la scelta non si è rivelata come delle migliori, anche perché non era il suo mestiere. Per cui appena economicamente siamo stati in grado di individuare, comunque di permetterci anche un nuovo comandante, l'abbiamo fatto e abbiamo attivato le procedure per un'assunzione a tempo determinato, quindi a 2 anni, di un nuovo comandante dei vigili che, se tutto va bene, entro la primavera si dovrebbe concludere. Perché dico questo? Perché chiaramente poi possiamo parlare quanto vogliamo, però come amministratore dobbiamo anche avere il polso, certo. Anzi dobbiamo avere il polso e dobbiamo capire anche le forze che abbiamo in campo. Quindi un elevato numero di veicoli e controllo e governo del territorio. Quest'ultima cosa chiaramente è in via di definizione perché per i motivi che ho detto non ne abbiamo, diciamo, piena... non abbiamo l'efficienza che vorremmo e che esige un territorio così piccolo e così affollato di autoveicoli. Poi abbiamo messo in campo, nell'ambito delle nostre forze, un disincentivo all'uso delle auto con le strisce blu. Qualcuno potrà dire troppe strisce blu, tante strisce blu, e su questo si può discutere, però riteniamo che sia l'unico modo per non aggredire in maniera frontale le abitudini che dicevamo, quindi far maturare man mano nel cittadino la consapevolezza che circolare su procida con i veicoli, specie diciamo nella stagione primavera-estate, è un fatto assai complicato e quindi diciamo così andrebbe evitato. Poi c'è il problema trasporti, nel senso che giustamente se tu vieti l'uso del veicolo devi dare l'alternativa del trasporto pubblico e qui abbiamo un'altra nostra debolezza, c'è una debolezza perché il trasporto pubblico è di competenza regionale, non è di competenza comunale, per cui possiamo incidere ma fino a un certo punto, anche a noi piacerebbe avere 20 pullman con l'aria condizionata ed efficienti al massimo, ma purtroppo non li abbiamo e quindi come vedi i fattori sul campo, sullo scacchiere sono tanti e capisco che la cittadinanza, tu alla cittadinanza sei stato eletto per dare risposte, non per essere elencati i problemi.
Però per dare risposte io devo capire anche i problemi che ci sono in campo. Quindi abbiamo il problema dei trasporti su gomma, abbiamo il problema del governo sul territorio, abbiamo un elevato numero di veicoli. Quindi non potendo incidere, anche se anche su questo fronte è stato fatto, insomma, qualche piccolo risultato è stato ottenuto, abbiamo utilizzato il disincentivo all'uso delle auto per sviluppare anche un senso, quindi le domeniche ecologiche, anche quelle contestate, perché il problema traffico si risolve non in un anno, in due anni, in tre anni, è un processo culturale che va portato avanti progressivamente e che produrrà degli effetti, se si produrranno, nel medio-lungo periodo. Pensare che si risolve il problema traffico con un divieto, calandolo dall'alto, secondo me non, diciamo così, non è forse la strada ottimale. Perché chiaramente, ripeto, ci sono delle abitudini radicalizzate tra i cittadini, non ne voglio fare una colpa, è umano. Se sono abituato a usare la macchina anche per andare a 500 metri da casa, è normale che quando mi vedo calato il divieto dall'alto, io, come la maggior parte dei cittadini, la vivo male. La vive male. E noi, come amministratori, dobbiamo tenerne conto. Porto un esempio banale, cioè banale. Abbiamo il casale della Madonna delle Grazie, abbiamo tentato di penalizzarlo, è uno, diciamo, dei casali più antichi di Procida, sommerso dalle auto. Abbiamo anche lì istituito, ripulito dalle auto, e istituito delle strisce blu con un'area di carico e scarico merci, perché c'erano delle attività commerciali, due posti per disabili, quindi non abbiamo applicato una misura cieca alle esigenze del quartiere. C'è stato fatto il ricorso al TAR, non da tutti chiaramente i cittadini che abitano nel quartiere, ma da una parte di essi, 7-8 per la precisione. Chi non la vedeva come chi voi. Chi non soluzione. La vedeva come noi. Certo. È legittimo. I tribunali esistono per questo. Però questo per far comprendere come la cittadinanza vive questo, diciamo così, questa imposizione. E lì era una misura, come dire, graduale, nel senso che non era radicale di zero auto all'interno del casale, perché se hai vissuto sempre con l'auto sotto casa e da domani mattina non lo puoi fare più, chiaramente incide sulla tua quotidianità. Ecco perché è un processo che va, messo in maturazione. E teniamo conto che questo divieto è stato calato interpellando i cittadini del posto, e torniamo un po' anche al discorso che dicevamo prima, della democrazia partecipata e anche della vicinanza alla cittadinanza. L'abbiamo accolto i cittadini, abbiamo parlato con loro, con l'intero quartiere. Chiaramente una parte di quel quartiere non ha gradito e addirittura è dovuta ricorrere al TAR. È un giudizio che ora, per ora giace, diciamo, nelle cancellerie, perché non c'erano i presupposti per una sospensione immediata. Però penso, posso sbagliarmi, ma penso che nella prima volta della storia del Comune di Procida c'è un gruppo di cittadini che ricorre al TAR contro una misura antitraffico. Questo vorrà dire che forse qualche cosa stiamo facendo, cioè un tentativo di incidere in maniera rispettosa, gentile, tra virgolette, sul territorio la stiamo facendo. E poi, ahimè, devo, diciamo così, riscontrare che purtroppo non c'è un grandissimo rispetto delle regole. E questo grandissimo rispetto delle regole accentua anche l'impressione del traffico. Perché più il traffico è disordinato, più la sosta è selvaggia e più io, cittadino, percepisco un problema traffico in dimensioni maggiori. Per cui, come vedi, tante cose, diciamo così, sono sullo scacchiere. È un lavoro certosino che va fatto step by step, cercando di creare un processo di maturazione nella cittadinanza, di convincimento progressivo. Ma pensare che tutte queste auto possano circolare senza un minimo di disciplina sull'isola, secondo me, è un discorso che non porta da nessuna parte. E questo non lo dico a fini turistici, perché poi qualcuno spesso mi dice: voi vi preoccupate dei turisti, ecco perché combattete il problema traffico. No, io lo dico per la vivibilità dell'isola, di noi cittadini per primi.
per cui far capire ai giovani che la domenica si può rinunciare al giro Marina Chiaulella con l'auto e che semmai si può passeggiare per l'isola è, come dire, forse la base principale. Le stesse bici elettriche giustamente vanno disciplinate perché abbiamo una generazione che ho dei figli in età che hanno le bici elettriche, quindi lo vivo in prima persona, no? E se dico a mio figlio vai e fatti 500 metri a piedi mi prende per un folle. Faccio il confronto di quando avevo 15 anni o 10 anni io, quando camminavo solo a piedi. Però chiaramente non voglio fare il Matusalemme della situazione. Anche perché sei giovane, l'hai detto. Anche tu, perché sono diversamente giovane. E quindi, però dobbiamo anche sviluppare una sensibilità in questo. Ecco, il dovere che noi abbiamo è sviluppare una sensibilità verso la cittadinanza. E questo è un appello che secondo me va rivolto anche ad esempio alle istituzioni scolastiche. Va rivolto a tutti coloro che operano nel sociale, perché ne va della vivibilità della nostra isola. Diciamo che ci avete da fare per i prossimi due anni. Diciamo un pochettino ce da fare. Senti, io ho l'ultimo pensiero della serata, così te lo lancio, così e li salutiamo, alla famiglia Consalvo, che hanno regalato a Procida un bambino nato finalmente a Procida, cioè una carta d'identità rilasciata dal comune di Procida, nato a Procida. Io la trovo forse la notizia più bella del 2017. Sì, è una notizia sicuramente bella perché fa effetto insomma, di un bambino ad approccio, noi ci rende fieri perché se si è capace di far partorire una donna sull'isola di Procida siamo tutti anche più sereni, perché chiaramente soprattutto per le donne di gravidanza, no, non è il caso, però dico, sapere che c'è un minimo di possibilità per partorire a Procida e sicuramente ci fa sentire come comunità sicuramente anche più sicure, quindi non possiamo che rallegrarci, anche perché ogni volta che si viene da Procida dice ma sei nato a Napoli, quasi con meraviglia. O all'H-, chiaramente, esatto. E che vuol dire che si viene accolto sempre con un minimo di, almeno prima veniva accolto con un minimo di sorpresa. Però se pensiamo che i nostri nonni erano partorivano nelle case, a Procida, insomma, un po' di strada è stata fatta. Ora si partorisce negli ospedali, tanto combattuto ospedale. Anche su questo, diciamo così, poi c'è tanto da dire, l'ospedale va tanto migliorato, tanto. Quindi questa vittoria, chiudo con questo, questa, diciamo, prima questa notizia positiva, che aspettiamo poi la consacrazione del piano ospedaliero regionale, non sicuramente ci deve fermare nella nostra azione politica amministrativa, perché ci sono tante altre cose che vanno messe a posto. Benissimo, allora noi salutiamo tutti, salutiamo Antonio Garannante, grazie a voi. Che disordinatamente ha trascorso con me questo po' di tempo osservando il 2017 e alla prossima. Sicuramente. Se ci sarà, alla prossima.